ritrovati, nuova puntata di Montefuzza sul Pontino questa settimana abbiamo da parlare di campionati di C1, C2 eh, Serie D C, C femminile, Serie D maschile e femminile, quindi con interviste in studio, sicuramente una puntata molto interessante Eccoci a parlare di Serie C1. Eh, semplicemente per ricordare quello che è successo nel turno della, della ventunesima giornata, giocato il, il 23 scorso, eh, sono, spostato, sono state spostate le due date sia della, della Serie C1 che della C femminile. La eh, Ginnastica Studio Fondi doveva. Provare a fare risultato contro la mira fin Pomezi, invece è stata battuta per 2-1 e quindi niente da fare. Eh, L'unico gol da parte della formazione a ospite eh, ad opera di Edoardo Saccaro, sicuramente insomma, un, un giovane giocatore che sicuramente sta facendo un buon campionato. Ed ora eh, i playout sono, sono pronti nel, dietro l'angolo, manca solo adesso da verificare l'ultima giornata per, per capire la collocazione del Ginnastico Studio Fondi nella classifica dei play-out, ma è chiaro che siamo eh, appunto contro, eh, con una, un campionato che sembrava all'inizio che potesse dare qualche soddisfazione, poi c'è stato un crollo abissale da parte della squadra, l'abbiamo ascoltato anche la settimana scorsa dall'intervista con il giocatore appunto del, del, del Ginnastico Studio Fondi, la settimana scorsa. Per quello che riguarda la classifica, ripeto: eh, abbiamo le formazioni: le, le, la classifica che vede l'Albano, eh, Ginnastico su Fondo e Citavecchia, eh, le formazioni appunto che eh, dovranno fare playout insieme all'Atletico Civileggio. Quindi, sono queste le partite. E eh, la Ginnastico con l'ultima giornata, che ci sarà nel prossimo 29, il prossimo 29, ehm, Uh, aprile quindi dopo domani si saprà appunto uh, il quadro completo con le, uh, la classifica finale e quindi cosa dovrà, uh, che partita dovrà giocare la ginnastica sullo sfondo l'ultima gara per la ginnastica sarà in casa contro la formazione del circolo tennis e quindi uh, prospettive per fare il risultato sono sicuramente difficili ma chiaramente uh, ci si proverà quindi per questa, uh, questo campionato mi sembra che è tutto. Ripeto, vi ripeto la classifica dopo 29 giornate: Circolo Tennis Eur 70 punti, Ardenza Ciampino 61, Rimpus 60, Nido Ostia 56, Lazio Calcetto 55, Capitolino 51, Mirafin 46, Casal Torraccia 40, Futsal Palestrina 39, Atletico, no, Atletico Città Vecchia 38 Albano 34 Città Scrittura Fondi 32 Città Vecchia 29 Atletico Ferentino eh, Ask Pomezia e Easy Mad Porsche Atletico, Atletico Ferentino 28 punti Ask Pomezia 12 e Chiude Cazzicolisi di Porsche con 6 punti queste ultime due sono già in categoria eh, inferiore invece Ferentino dovrà comunque eh, giocare la sua ultima gara e vedremo insomma se retrocederà direttamente oppure potrà superare la Civecchia in classifica, e quindi disputare i playout. Ma questo lo eh, vedremo la settimana prossima eh, per i verdetti finali anche per questo campionato. Torniamo in studio, parliamo dei campionati del C2 eh, Sabato scorso è terminato Abbiamo come ospite Giampiero De Clemente Sicuramente tutti eh, lo conoscete Allenatore, presidente di tutto fare di questo Città di Pinturno Marina Allora, Giampiero, buonasera Buonasera Felice Allora, il campionato è finito eh, Città di Pinturno eh, va ai play-out eh, Poi tu mi stavi dicendo che è arrivato anche un comunicato Quindi ufficializzo un po' tutto, dimmi tutto Sì, eh, il comunicato... È di oggi, praticamente i playout si giocheranno entrambi per quanto riguarda il nostro girone, mercoledì quindi 30 alle ore 21. Quindi ci sarà lo scontro, il derby, FC Cisterna, Vigor Cisterna al San Valentino di Cisterna. E noi, come città di 21 Marina, ce l'andremo a giocare in quel di Velletri contro il Velletri. E... Partita secca? Partita secca, sì, vabbè, ma tanto non è che abbia motivo in più per andare in modo diverso, insomma. Allora, eh, parliamo un attimo del campionato del Minturno, adesso ci siamo, del città del Minturno, ci siamo visto dopo un bel po' di tempo, noi ci siamo sentiti un po' all'inizio tramite il telefono e la squadra andava meglio rispetto alla seconda fase e comunque... Eh, nella prima fase che abbiamo parlato Stava in zona addirittura playoff poi, poi che cosa è sì. successo? Allora, noi eravamo con praticamente Nei momenti in cui Marco Tomao oh, ha, ha preferito uh, dimettersi Per eh, incompatibilità con alcuni giocatori, eh, giocatori delle, Quindi con, alcune, con alcuni giocatori Quindi con parte del gruppo e a quel punto per suo quieto vivere, siccome eh, obiettivo primario di, di Marco Tomào è sempre stato quello, giustamente, comunque di rimanere in amicizia con tutti eh, i componenti di quella che era eh, la nostra squadra, ha preferito dimettersi proprio per evitare di rompere e inclinare qualche rapporto, e anche perché non aveva a quel punto più eh, i minimi, le minime condizioni per poter andare avanti. Che ecco, poi sono subentrato io. Sono stato bravo nel eh, sfruttare quello che era eh, un momento di entusiasmo, oh, facendo giocare anche quelle persone che con Marco Tomao oh, avevano quasi minutaggio zero. Eh, quindi, in virtù di questa euforia eh, e di eh, una buona condizione atletica, perché bisogna dire che comunque è stato fatto un buon lavoro. E sotto l'aspetto atletico durante la preparazione e i risultati si sono visti a lungo termine e, e quindi sono riuscito a ottenere queste quattro famose vittorie consecutive e sommate a quelle due che aveva ottenuto Marco Tomao di cui una è bene ricordare perché è anche quello se c'è poco da essere felici dell'annata però se eh, siamo l'unica squadra, deteniamo almeno questo record stagionale. Siamo l'unica squadra ad aver battuto il menturno che è capolista. Quindi, almeno oh, una piccola no, nostra soddisfazione. soddisfazione, Bene. Di nuovo in studio. Parliamo di Serie C femminile. Il campionato, anche in questo, in questo caso, è terminato. Anche se manca una giornata, ma per la formazione che ci interessa la Vista Fonte è tutto definito abbiamo di nuovo il tecnico della squadra fondana Ciro Iorio a te buonasera Ciro buonasera, buonasera a voi quindi con lui parliamo del campionato la squadra della fondana si è salvata quindi una stagione sicuramente positiva dopo la vittoria dello scorso anno mi sembra che eh, il campionato eh, lo puoi valutare in modo positivo credo no? Sicuramente il campionato lo abbiamo in modo positivo, ci siamo salvati evitando quelli che sono i play out. Il primo anno di Serie C con il gruppo dell'anno scorso, giusto uno o due innesti, ma il gruppo ha lavorato bene anche quest'anno. Abbiamo dato prova di maturità anche avendo un'età media molto bassa. Mi sembra di aver capito che anche qualche ragazza l'hai lanciata in prima squadra in questa stagione? no? Sì, in questa stagione ho lanciato qualche ragazzina. Fatemi passare il termine. 16-17 anni in prima squadra, Alessia Gava che abbiamo preso dal terracino quest'anno, Giulia Popolla che viene dal vivaio nostro, lo voglio sottolineare che mi segue da circa 5 anni, tranne la parentesi di Ferentino, quindi dall'età di 13 anni che sta con noi Giulia Popolla. Torniamo in studio per parlare di Serie D, diamo uno sguardo ai risultati delle, dei due gironi, siamo alla 24 ⁇ giornata eh, per quello che riguarda la vittoria Terracina battuta in casa la Real Tera Latina per 6-3, mentre la Real Terracina ha battuto il, lo Sporting Giovane risorse per 5-1, ma qua ci sono un po' di polemiche in atto per qualche problema di troppo a livello, a livello di eh, rapporti per le due città quindi forse qualcosa de, non è andato per il verso giusto tra tifosi e presidente e, e allenatore. Per quello che riguarda la classifica, Real Potecorra 57 è primo in classifica e eh, Aprile 56 insieme a Sporting Giovani Risorse. Il Real Tracina ha 51 punti mentre la Virtus Tracina si trova a 14. Punti, vediamo al prossimo turno. Qui siamo a due giornate dal termine, quindi manca uh, poco per la regola season, poi si, si passerà direttamente ai playoff. Per la prossima giornata abbiamo appunto il Real Terracini che sarà fuori casa contro l'Antonio Paluzzi, mentre David Seracineg sarà contro la capolista Real Potecori. Quindi partita sicuramente difficile per la formazione seconda la squadra, la squadra della cinese, ma alla portata sicuramente per la Real Terracina eh, di mister Bicari che sta dimostrando di essere sicuramente squadra di alta classifica. Per il girone B eh, conferma per le due capoliste il eh, Viss Fondi che batte in modo pesante la Tremensoli con 13 a 1 eh, ma sembra tornata in perfetta salute la formazione fondana di mister Padula. Stesso dicasi per la Ugheta che... Si sbarazza per, con i risultati 9 a 3 dell'Atletico Marano, quindi entrambe vanno eh, da soli in classifica. Eh, torna indietro, rimane indietro l'Old Ranch che ha disputato il suo match con la Fondi, che non ha dato punteggio, quindi eh, rimane a meno 3 rispetto alla coppia eh, Viss Fondi e Atletico Gaeta. Le altre, gli altri risultati Palavagnone non ha giocato il suo match con Ventotene perché non si è presentato il Ventotene quindi bisogna capire che cosa eh, succederà si, ci saranno, appunto, mh, se Ventotene avrà, uh, avrà dimostrato di non poter arrivare sul, sulla terraferma per vari problemi perso, personali San Giovanni Spigno batte lo Sperlonga per 3-0 l'Olimpus batte il DLF Formia per 6-3 lo Sporting vince per 9 a 5 contro il foro 1905 Calcio e appunto giustamente Pizzo fondi che eh, perde in casa con l'Old per 3 a 5, quindi eh, ma sul risultato, eh, sull'area di punteggio, non ci sono punteggi. La classifica eh, reale è la seguente: Atletico Gaeta 56 insieme a bisfondi, old 53, San Giovanni Spigno 46. Eh, Olimpus 41, Sporting della Cina 32, Atletico Sperlonga 29, Pala Vagnoli 28, Atletico Marano 24, Tremensuoli 22, DLF Formia 15, Formia 105, Calcio 9, Ventotene 3, chiude la classifica Virtus Fondi con 0 eh, punti. Prossimo turno, eh, sempre eh, per la 25esima giornata, anche in questo caso manca un turno. Mancano due turni a questa eh, campionato e poi eh, si andrà allo spareggio se non dovesse cambiare nulla a livello di eh, classifica, cioè eh, sia Visto Fondi che Atletico Eda saranno entrambi i primi, si dovrà andare allo spareggio il prossimo 17 eh, maggio eh, da definire giustamente la serie dello del, spareggio che possa essere Sperlonga o Palacalucci della Cina. Eh, A meno di altri aggiornamenti, sono queste le sedi che sappiamo. Il prossimo turno, ripeto: Atletico Gaeta contro il San Giovanni Spigno. Match sicuramente importante per Atletico Gaeta per confermare eh, che eh, il momento è sicuramente eh, importante per la formazione di Antonio Valente. Stesso dicasi per la Viss che andrà fuori casa contro il Medi e quindi sarà sicuramente una passeggiata. Tempo permettendo. Formia 105 calcio a Tedico Marando, Tedico Sperlonga Olympus Sporting Club, DLF Formia calcio contro Palavagnoli, l'Old Ranch giocherà contro lo Sporting Terracina per cercare di mantenere la terza posizione e poi ancora Verso Fondi contro il Tre Questo è il quadro appunto del della serie D maschile, girone A, girone B, quindi ancora un po' di pausa per tornare in studio e parlare di serie D femminile. Parliamo di serie D femminile. chiudiamo questa unesima puntata di Mondafuza al Sud Pontino. Eh, per la serie D femminile siamo anche in questo caso alla ventiquattresima giornata, quindi due giornate al termine, ma per alcune squadre è poco importante queste ultime giornate, sono importanti per chi punta alla vittoria. Ecco qui la, la vittoria netta della Forum di Sarginga Calcio contro la Teleco Gaeta. 6 a 1 sicuramente insomma, una partita eh, a senso unico per la gaeta ha segnato sciaolo dell'anno sicuramente insomma, eh, un, un, uh, un match che comunque eh, aveva poco da uh, chiedere eh, la, la formazione gaetana è chiaro che giocare contro la prima della classe diventa si sicuramente complicato per uh, questa, questo campionato abbiamo poi il Cervario che ha battuto il Gymnastic Studio Fondi per 3-1 e poi ancora Priverno Repini ha battuto San Giovanni Spigno per 6-5, a 5. quindi sicuramente una giornata eh, non positiva per tutte le formazioni, solo Formia appunto può sorridere, tra l'altro perché è tornata prima in classifica grazie alla vittoria del Liri Calcio 2013 contro il Torci, quindi tutte e tre in vetta alla classifica, anche in questo caso si rischia di andare appunto, allo spareggio per... Eh, definita la squadra vincente del girone, ma è chiaro che comunque eh, mancano due giornate. E ancora tutto può succedere: la classifica, ripeto Liri, Calcio 2013, Forme Calcio e Torice 63, poi c'è appunto Ligol Sabrina 55, Atletico Rocca Massima 45, Atletico Rocca Dacci 42, Previano Repini 40, Cervaro 31, San Giovanni Spigno 19 insieme a Atletico Gaeta. Brocco Stelo Santo Padre 18, Atletico Cistrana 14, Giulianello 11, Ginnastico Studio Fondi ultima con 7 punti. Prossimo turno, ripeto, 25 giornata. Quindi anche in questo caso altre due settimane abbiamo chiuso questa stagione per la serie D, eh, San Giovanni Spigno eh, giocherà in casa contro l'Atletico Rocca Massima, Cervaro Torrice, Atletico Rocca Dacce contro Formia 1905 Calcio. Ginnastico Studio Fondi Giulianello, Atletico Gaeta contro Liri e infine Brocco Stella Santo Padre contro Priverno Nepini. Quindi attendiamo anche eh, questa, questa giornata per la serie di femminile, Mi sembra che abbiamo raccontato tutto, un, un programma più ricco rispetto alla settimana scorsa. Ma sicuramente le prossime puntate, eh, da qua al termine della stagione, saranno ancora più interessanti. Quindi appuntamento alla prossima settimana.